È da parecchio tempo che non carico video su questo canale. Potrei elencare vari motivi, come il blocco che ogni tanto arriva, già citato in precedenza, ma negli ultimi mesi direi principalmente per una mancata armonia tra una narrazione videografica coerente e la fotografia. E questo mi ha portato a concentrarmi su quest'ultima, anche in occasione di viaggi recenti. Nel frattempo però il canale è cresciuto. E mentre ero alla guida, in una giornata di sole su strade che mi portavano a quasi 2000 metri, pensavo a quanto sono grato a tutti coloro che hanno deciso di spendere parte del loro tempo su uno dei miei video, e magari di lasciare anche dei commenti molto sentiti. E a tal proposito, se siete capitati qui e non vi stanca sentirmi parlare per 2 minuti, vorrei dire qualcosa. Vorrei esprimere dal profondo del cuore il mio più sincero ringraziamento perché questo canale ha da poco superato i 1000 iscritti. E per me è un grandissimo e un bellissimo traguardo. Come dicevo nell'introduzione a questo video, è da tanto tempo, mesi, che non carico video sul canale, perché faccio fatica a trovare un equilibrio tra fotografia, a cui do la priorità, e video. Però se nonostante tutto, con quei pochi video presenti sul canale, perché non sono tanti alla fine, vi ho trasmesso serenità, a volte senso di avventura, o in generale uno stacco di 10, 5, 10, 20 minuti dagli impegni della giornata, veramente per me è una soddisfazione grandissima. Grazie mille, mille, per fare una citazione, grazie mille, detto seriamente adesso, a parte la battuta, col sorriso però seriamente, per i commenti di sostegno, per i messaggi che ogni tanto ricevo, mi fa veramente piacere. E vi ringrazio di cuore, quindi veramente grazie, grazie e grazie. Ora sto facendo il video, sto facendo questa parte dalla macchina perché ho provato a farla fuori più volte, ma il vento è micidiale e non si capiva niente. Bella miseria. Sono nei pressi del Monte Maniva, dove ho già fatto un video, quello con la nebbia. Non proprio sul Monte Maniva, ma di vicino, appunto, nei pressi. Mi sto recando ora verso un punto che non conosco, è un sentiero che non ho mai fatto precedentemente e vorrei vedere dove mi porta. So che sarà bello, però non voglio crearmi delle aspettative, quindi cercherò di approcciarmi al paesaggio con la mente più aperta possibile. Non avrò un'idea fissa, però cercherò di lasciarmi condurre da quello che il paesaggio mi suggerisce. Quindi sono molto curioso e anche fiducioso riguardo l'esperienza di oggi. La luce non è male, ci sono tante nuvole che potrebbero trasformarsi in qualcosa di interessante e colorarsi più tardi, mancano tante ore al tramonto, allo stesso tempo c'è anche tanta foschia, quindi non lo so. Come detto prima, non voglio crearmi delle aspettative o partire con un'idea fissa in testa e vediamo cosa troverò. Allora, la vista è notevole, nulla da dire, è anche molto vasta. Ci sono poi, in mezzo all'erba, molti fiorellini che riempiono la scena, la rendono ancora più gradevole. Il fatto è che, come dicevo prima, c'è molta foschia, il che in questo momento mi rende difficile trovare qualcosa da fotografare. O meglio, c'è una potenziale fotografia che ho visto, però è ancora presto, però ho un'idea, ovvero tutte quelle montagne lontane che appaiono come su piani diversi creati dalla foschia. Quelle più vicine sono più scure, man mano che ci allontaniamo diventano più sfumate. Potrebbe essere interessante, però è presto, quindi non me la sento di tirare fuori ancora la macchina fotografica e direi di andare avanti.
La macchina è in orientamento verticale, come si può vedere sul treppiede. La scena è quella di, l'idea, perdono, è quella di fotografare, è quella di fotografare, di prendere dentro l'erba qua in primo piano, delle rocce subito dopo, e poi sullo sfondo c'è un crinale, dietro ancora ci sono le montagne avvolte dalla foschia. Allora, sto utilizzando un 35 mm fisso su treppiede più un polarizzatore per andare a togliere un po' di foschia dallo sfondo. Prima ero più basso come inquadratura, però c'era poco stacco tra l'erba sulla destra e una roccia molto voluminosa subito dietro. Sembravano c'era poco stacco tra i due, quindi quello che ho fatto è stato alzare la colonna del treppiede per andare ad accentuare questo stacco. E questa è la prima foto. Poco distante dal punto in cui ho fatto la foto precedente, mi si è aperto davanti mentre camminavo questo scenario che è veramente impressionante. L'idea è di fare due foto. La prima con sempre un 35 mm, quindi ampio ma non troppo, e la seconda, dal momento che qua non si vedono, però là in basso sullo sfondo ci sono dei crinali lontani che sono in questo momento illuminati, però c'è un bel gioco di luce e ombra, c'è un bel contrasto. Potrei fare una foto anche con un teleobiettivo. Per questa prima foto, 35 mm, come dicevo, appena riesco a montarlo. Mi piace perché allora adesso c'è anche un nuvolone che è andato a coprire il sole, quindi l'idea era di utilizzare un filtro graduato per ridurre un po' la luminosità del cielo. Non un polarizzatore perché sto puntando verso il sole, quindi sarebbe inutile. In realtà il sole non è nell'inquadratura, ma è più in alto, però la direzione è quella. Però, dato che in questo momento il cielo è un po' più scuro per quella nuvola che dicevo poc'anzi, non credo di aver bisogno di un graduato. Sono a ISO 100, un 250esimo e F11. Devo darmi una mossa perché la luce qua va e viene, non è stabile. Allora, c'è un crinale là sullo sfondo che mi piace molto, però sto cercando di capire quanto spingermi con lo zoom, perché non voglio inquadrare solamente il crinale e basta, voglio comunque ambientarlo un po'. Messa a fuoco. La secondi. Thank you.
Mi sa che non ha più senso che io vada avanti, perché ormai la luce sta andando, il sole è coperto, sta per essere coperto del tutto da una nube e di conseguenza tutto il paesaggio davanti a me, che è molto bello, è in ombra. Questo vuol dire che manca una buona luce per far delle foto. Apparirebbe tutto un po' troppo grigio blu. Di là non è male, però ormai direi che posso ritenermi contento delle foto che ho fatto oggi. Freschino adesso, c'è un po' di vento, adesso soffia ancora più forte. Direi che il giro di oggi, a parte questi capelli osceni, direi che il giro di oggi si può dichiarare concluso. Sono contento dell'esperienza, quello sicuramente. Delle foto mi auguro anche di quelle, poi le devo vedere al computer. Voi le avete già viste a questo punto del video. A questo direi che non mi resta altro da fare che tornare indietro, perché qua si fa sempre più buio. Cioè, c'è ancora un po' di luce, però è meglio che cominci a incamminarmi. Spero che sia stato un bel video, che sia stato interessante e di non avervi annoiato. Se siete arrivati fino a questo punto, io vi ringrazio e vi ringrazio nuovamente anche per il traguardo dei 1000 iscritti. Grazie di cuore. Ah, freddo. E non mi ricordo più cosa devo dire. Però basta. Ci sono ancora dei bei colori. Le nuvole hanno preso i colori del tramonto, però ormai il paesaggio è, per quanto bellissimo, ormai è in ombra. Di nuovo, grazie, se vi è piaciuto il video, ci vediamo al prossimo. Buona serata!